È strano. L'operaio ha sempre l'aria sinistra. Insomma, è troppo complicato. Perdo il filo del discorso. Francia, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, si è potuto riprendere il lavoro questa mattina nella fabbrica della Salumi. Il direttore, dottor Guidotti, sequestrato da 5 giorni, è finalmente tornato a casa. Anche le altre 2 persone rimaste prigioniere, una giornalista e suo marito, sono tornate alle loro occupazioni abituali. Siamo pronti? Le truppe comuniste hanno attaccato la base di Loch Ninh. Un diluvio di razzi e di bombe da 135 mm si è abbattuto sulle forze governative. 85? Sì, dottore. Ago, qual è il diaframma? 3,5, dottore. Manda il playback. Partito. Guarda l'inquadratura. Porta più avanti il 1000. Fagli dei segni sui piedi. Qui? Portami quei 2000. Sì, sì, quello là in fondo. E mandamelo sulla porta. Fatto, dottore. Ago, cos'è il 50? Mettimi il 75. Mi segni, per favore. Cosa sto facendo? Beh, lei l'ha visto, no? Comincio a girare un film. No, un film pubblicitario. Soltanto quando capita. Se ci tiene proprio a definirmi, dica piuttosto che sono un cineasta che di tanto in tanto fa un film pubblicitario. È una sfumatura a cui tengo. La pubblicità in sé? Sì, un'attività stupida e piuttosto disgustosa, certo. Ha visto quei due dell'agenzia sul set? Quasi non ci crede, eh? Comunque per me è un'attività puramente meccanica che mi permette di guadagnarmi da vivere senza troppi problemi e di dedicarmi ad altre cose. Beh, tento almeno. Senta, io facevo dei film. Per ragioni precise a un certo momento ho deciso di smettere per un po', se non altro. Ma in qualche modo dovevo campare. Quindi ho tenuto conto di ciò che sapevo fare e che mi ponesse meno problemi. Sì, ha l'aria di essere una soluzione facile. Oggi forse è così, in un certo senso, ma... Ma quando ho preso questa decisione 3 anni fa, non penso che fosse così. Beh, per tante ragioni. Non saprei, voi. Tutto un insieme di cose che mi ha determinato. Quello che è successo con Susanna anche. E poi... Beh, insomma, tante cose. Gliel'ho detto, facevo dei film. Ho cominciato come sceneggiatore ai tempi della Nouvelle Vague. Erano altri tempi quelli. Sono lontani ormai. No, non funzionava più. Fatto sta che già prima del maggio 68 ero stufo di fare i film d'arte. Girava a vuoto. Ero pronto a ricevere il maggio come un cazzotto in faccia in quel momento. Attivo nel maggio? Beh, sì e no, come tutti quanti. La maggior parte di quelli che conoscevo erano come impazziti. Si faceva la spola tra l'Odeon e la Sorbona, passando per Suresnes e gli Stati Generali. Era una cosa seria, a volte anche poco seria. Andando a delle riunioni, si trovavano dei tipi di cui veniva fatto di pensare... Toh, è qui quel buffone. Ah beh, senti, con i film che fa, ha davvero un bel coraggio. Il bello è che lui pensava esattamente la stessa cosa di te. Sì, la quantità di cose che mi hanno colpito in quel periodo e mi hanno spinto a cambiare strada in seguito è incredibile. Quando ero a Flem, per esempio, o gli 8 giorni che ho passato a Issy-les-Moulineaux con il figlio di un amico che era ML, come si diceva allora, e poi conosceva gli operai di una fabbrica, la CSF. E poi, per Suzanne e per me, vede, allora eravamo proprio all'inizio della nostra storia. Abbiamo attraversato quel mese di maggio insieme. Sì, suona un po' cretin romantico quello che dico, ma... è stato molto bello.
E poi, dopo, quando tutto è tornato normale, come suol dirsi, mi hanno proposto di realizzare un vecchio progetto, l'adattamento alla riduzione di una puttanata americana, una cosa di David Goodis, mi pare, allora ho mandato tutto al diavolo. Mi sembrava assurdo e disgustoso investire qualsiasi somma in una cosa simile. A questo punto poi ritenevo più onesto fare della pubblicità anziché girare una cretinata simile. Allora ho cercato di riflettere. E cerco ancora di farlo in rapporto al sistema e a ciò che potrei fare e a ciò che mi lascerebbero fare. E in rapporto al tipo di film che si dovrebbe tentare di realizzare. Ho un progetto di film politico sulla Francia che mi tiro dietro da 3 anni. Non è mica semplice. Ho scoperto solamente ora. Insomma, comincio a capire soltanto ora delle cose che Brecht aveva messo in evidenza 40 anni fa. Conosci la prefazione che ha scritto per Mahagoni? È fantastica, eh? Un'attività politica? Non nel senso classico della parola, voglio dire, insomma, per molto tempo ho votato comunista, una convinzione riflesso, in un certo senso, ma non ho mai militato nel PC. Qualche comizio per i Rosenberg, le manifestazioni per la guerra d'Algeria, il primo maggio e per la Spagna. E poi dopo c'è stato il maggio 68 e la Cecoslovacchia per giunta, allora era un po' troppo, ecco, non era più possibile. Adesso? Ora è tutto un po' meno confuso forse, ma più complicato, credo. Gli estremisti? Sì, ne conosco molti. Per loro io sono un democratico. Si rivolgono a me ogni tanto, ma non mi è di molto aiuto. Vede, a me la storia della rieducazione degli intellettuali mi ha sempre fatto un po' rabbrividire. Sarà forse perché quelli che conosco si spiegano male o io capisco male. Una cosa so di certo ed è che moltissima gente che conosco è tornata al loro statu quo, in particolare al PC. Il sequestro? Ah, vuol dire la faccenda della fabbrica l'altro giorno quando ho accompagnato Suzanne. Beh, sa, a dire il vero non sapevo bene che fare, come comportarmi. Davvero, era come se mi avessero dato una parte e io non ricordassi più il testo. Mi sentivo fuori posto, ecco. Beh, ero andato là per vedere una fabbrica 3 anni dopo il maggio e sentire le chiacchiere di un direttore di punta. Sono stato servito. Beh, deve scusarmi, ma devo tornare al lavoro. Salve. Susan, per lei. Ehi! I've had it.
you know. If it goes on like this, it's going to be exactly the same thing every week. Se continua così, succederà come ogni settimana. I've been working at the American Broadcasting System. Sì, sono quasi 3 anni e mezzo che lavoro all'American Broadcasting di Parigi. I used to be in the cultural department.